A Roma non c'è nessun rischio di interruzione del servizio pubblico. Evidentemente alcune mie dichiarazioni sono state male interpretate. Lo ribadisco, il servizio pubblico è garantito e sarà fornito come di norma a tutta la città. Quello che posso dirvi è che questa mattina abbiamo discusso in Commissione Mobilità una delibera riguardante il prolungamento del contratto di servizio tra ATAC e Roma Capitale, un prolungamento fino al 3 dicembre del 2021 che consentirà all'azienda di rilanciarsi, quindi di formare un piano industriale che ha un obiettivo ben specifico: efficientare l'azienda, migliorare i processi gestionali industriali e quindi dare alla città il servizio pubblico che merita. Il prolungamento del contratto di servizio fino al 3 dicembre del 2021 rappresenta la precondizione fondamentale per risanare l'azienda. Questo prolungamento consente di avere a disposizione 4 anni per risanare l'azienda, riorganizzarla in termini gestionali, rilanciarla, fare nuovi investimenti, quindi acquistare nuovi autobus e mettere a servizio nuovi treni che consentiranno quindi di avere al termine del 2021 un'azienda che sia più competitiva, più efficiente, che risponda a dei criteri gestionali corretti e che soprattutto sia in grado di dare alla città il servizio che merita e il servizio di cui necessita. Voglio ribadire che il concordato preventivo in continuità era e continua ad essere l'unica soluzione che questa amministrazione con coraggio ha voluto intraprendere per risanare l'azienda. Noi la rivendichiamo e siamo convinti quindi che tutti gli atti che stiamo mettendo sul campo in questa direzione siano utili proprio a questo fine: rilanciare l'azienda, ridare alla città il servizio che merita. Tutti i nostri atti vanno esattamente in questa direzione. L'obiettivo è sempre lo stesso: mantenere l'azienda pubblica, rilanciare il servizio, risanare l'azienda e offrire progressivamente un servizio migliore alla città. Questa è una cosa che dobbiamo a tutti, cittadini, turisti, tutti coloro che utilizzano quotidianamente i mezzi pubblici in città. Vinceremo questa sfida.